Ma come? Vorresti obbligare un uomo a restare legato per tutta la vita alla prima donna che lo cattura, a rinunciare per lei al mondo, a non avere più occhi per nessun altro? Bella cosa, volersi piccare di questo falso onore della fedeltà, seppellirsi per sempre in una passione e darsi per morto, giovane ancora, a tutta la bellezza che può balenarci davanti agli occhi. No, no, la Costanza sta bene soltanto ai damerini da commedia. Tutte le belle donne hanno il diritto di affascinarci e il vantaggio di essere stata incontrata per prima non deve defraudare le altre delle giuste pretese che tutte devono poter avere sul nostro cuore. Quanto a me, la bellezza mi conquista dovunque la trovo e mai cedo tanto facilmente come alla dolce violenza con cui essa ci trascina. Posso ben essere impegnato. L'amore che ho per una bella donna non mi impegna affatto a fare ingiustizia alle altre. Conservo occhi per vedere i pregi di tutte e a ciascuna pago gli omaggi e i tributi cui la natura ci obbliga. Che ne sia, a una donna graziosa non so rifiutare il mio cuore. E come un bel viso me lo chiede. Se di cuori ne avessi 10.000, li donerei tutti e quanti. È proprio il nascere di una inclinazione, in fin dei conti, che ha questo fascino inesprimibile. E tutto il piacere dell'amore è nella novità. La più intensa dolcezza la si prova nel conquistare, con 100 gesti galanti, il cuore di una giovane bellezza. Vedere, di giorno in giorno, i piccoli progressi che si compiono. Combattere con scene ardenti, lacrime, sospiri, l'innocente pudore di un'anima che fatica ad arrendersi, forzare passo a passo le piccole resistenze che ella ci oppone, vincere gli scrupoli di cui ella si fa un onore e a poco condurla dolcemente là dove avevamo voglia di farla arrivare. Ma una volta padroni, non vi è più nulla da dire e nulla da sperare. Tutto il bello della passione è finito e noi ci addormentiamo tranquilli e beati in questo amore. Finché un'altra donna non si fa avanti a ridestare i nostri desideri e a mostrare al nostro cuore l'affascinante prospettiva di una nuova conquista. Insomma, non c'è niente al mondo di più bello che il trionfare della resistenza di una donna. E in questo campo io ho le stesse ambizioni dei conquistatori, che volavano in perpetuo, di vittoria in vittoria, senza mai rassegnarsi a porsi dei limiti. Non vi è nulla che possa arrestare l'impeto dei miei desideri. Mi sento un cuore in grado di amare tutto il mondo e al pari di Alessandro vorrei augurarmi che esistano altri mondi dove poter estendere le mie conquiste amorose.